Gallone. Ora, come preannunciato, la senatrice Testa. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il Governo si appresta a porre l'ennesima fiducia sul cosiddetto decreto agosto, da ben 25 miliardi. Sono tre gli scostamenti di bilancio avvenuti finora, 25 miliardi sul Cura Italia, 55 sul decreto rilancio ed ora 25 di questo decreto, per un totale di 105 miliardi di indebitamento netto pari al 6% del PIL, un importo che in totale corrisponde alle ultime 5 manovre di bilancio. Un debito che vede ben poche riforme strutturali e molte misure temporanee, importanti sì per far fronte all'emergenza, ma poco influenti per dare un vero rilancio al Paese, che sotto gli occhi di tutti arranca dopo un lockdown da cui molte aziende non hanno più visto la luce, negozi e hotel chiusi. Poco di lungimirante e molto «io speriamo che me la cavo». Persino blindarsi dietro le continue richieste di fiducia fa pensare che questo governo traballa ad ogni occasione di confronto. Una certezza, purtroppo, dell'incapacità di dare risposte concrete. Sono 420.000 lavoratori che stanno ancora aspettando la cassa integrazioni e le circa 15.000 aziende ancora in attesa. Magari il Presidente Tridico si occupasse di trovare un sistema di erogazione veloce, come è stato fatto con l'aumento del suo stipendio. Si vive di incertezza e purtroppo il Governo non ascolta le nostre proposte e così non aiuta il Paese. Pensiamo al turismo. Sono a rischio 1,3 milioni di lavoratori del settore che vale il 13% del PIL nazionale e che è stato tra i più colpiti dalla pandemia. Avevamo chiesto contributi a fondo perduto per far fronte alla crisi che è subita in maniera massiccia da tutto il comparto e che poche risposte ha avuto. Avevamo chiesto l'ampliamento dell'utilizzo dei voucher sia per il settore turistico che per quello dell'agricoltura. Sordi. Pensate a come affronteremo la stagione invernale in montagna. Ad ora non conosciamo le intenzioni del governo sugli impianti di risalita, mentre non sappiamo se ci sarà il flusso di stranieri. Ricordo che ci sono località che solitamente lavorano con l'80% di turisti provenienti dall'estero. Senza risposte certe, come si può programmare investimenti ed assunzioni? Oltre a mancare la liquidità, mancano pure le risposte, in strumenti concreti, ma utili in questo momento per tamponare situazioni di disagio. In una situazione di incertezza, i voucher non potevano essere considerati uno strumento utile per colmare il gap nel momento di necessità? Ma per generare posti di lavoro non era meglio investire per sostenere le imprese? Ma voi siete convinti che il reddito di cittadinanza sia la panacea ai problemi degli italiani? Che sia un flop è ormai sotto gli occhi di tutti, se ne è accorto anche il Premier Conte. Il reddito di cittadinanza è una misura assistenzialistica senza progettualità. Non solo i navigator non hanno reperito posti di lavoro, ma i comuni non hanno saputo, soprattutto quelli a guida grillina, avviare i progetti utili alla collettività. Ricordiamo la sindaca Pennina che ha avviato 0 progetti su 20.000 percettori di reddito, mentre la Raggi appena 2.500 su 185.000 percettori. Altra grave carenza del Governo in Commissione Bilancio è stato respinto un emendamento per prorogare lo stop delle cartelle esattoriali. Così il 16 ottobre 9 milioni di cartelle esattoriali si abbatteranno sui contribuenti con una valanga di pignoramenti. Il Ministro Gualtieri rassicura ripartenza molto graduale. Lasciamo perdere. Purtroppo, come già sottolineato da alcuni miei colleghi, in questi giorni stiamo assistendo alla tragedia del maltempo ed esprimo cordoglio per le vittime e vicinanza ai territori. Avevamo presentato appunto un emendamento per istituire un fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni ed alluvioni, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Considerato troppo oneroso, l'abbiamo trasformato in ordine del giorno e speriamo che non finisca nel dimenticatoio. Ad oggi, mentre la nostra Italia è nuovamente ferita, il ministro Costa scarica le responsabilità sui comuni per la difficoltà di individuare le zone a rischio e progettare la carenza di risorse, come se le risorse e la burocrazia non dipendessero anche dal governo centrale. Pensate che secondo gli ultimi dati del rapporto nazionale sulla situazione del dissesto idrogeologico nel nostro Paese,
È a rischio il 91% dei comuni italiani, con 7 milioni di residenti in zone vulnerabili e non si è stanziato nemmeno un centesimo. Manca una politica chiara che metta al centro dell'agenda politica interventi per arginare il dissesto idrogeologico e risolvere i problemi legati al nostro fragile territorio. È ora di finirla di scaricare la propria incompetenza su regioni, province e comuni. Questa abitudine di matrice grillina, prima l'azzolina che riversa sui dirigenti scolastici e sui comuni l'incapacità di fare ripartire le scuole, ed ora anche il ministro Costa segue questa scia. Meno teorie, più fatti, meno monopattini e più soldi per controllare ponti e ripulire fiumi, meno vincoli e più fonde ai comuni, subito. A questa maggioranza, sorda delle esigenze di imprese e privati cittadini, diciamo che non si risolvono i problemi facendosi belli, scaricando le responsabilità sugli altri. E come asserito, ho partecipato ad un convegno nell'ultimo weekend dalla ministra Azzolina, proprio che raccontava appunto la sua storia, che da giovane migrante della Sicilia partiva con le valigie di cartone per cercare fortuna in Italia. E molti giovani in questo stanno facendo, ed è lodevole questa cosa. Però bisogna anche dire che in questo momento, per come il governo sta affrontando le situazioni, per come sta affrontando le emergenze e l'incapacità manifesta di questo governo, forse a dover fare le valigie in questo momento è solo ed esclusivamente il governo. Grazie. Grazie.